tornavo da te, senza niente da dire, senza tante parole, ma con in mano un raggio di sole per te. Buondì! Oggi sono riuscito ad arrivare a 500 iscritti sul mio canale, sono iper contento, è un piccolo traguardo verso la luna. Inoltre il mio video di Roma ha raggiunto le 10.000 visualizzazioni, il che sono molto 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 contento. Quindi vi racconterò il dietro le quinte del mio viaggio. Io metto col sorriso. Voglio provare a usare il microfono perché fa molto più youtuber. Ma sono povero, quindi utilizzerò un microfono del cavolo. Wonderful. Tengo lo schermo davanti perché fa molto più professionale, ma alla fine uso un foglio. Perché voglio toccare molti punti. Perché di ragazze qua non se ne toccano, quindi toccherò questi punti qua e basta. Ma sto registrando sopra una tavoletta del cesso. Benvenuti alla puntata di oggi. Al di fuori del video che ho pubblicato sono successe un sacco di altre cose che è un peccato non dire. E volevo rispondere a molte domande che magari mi sono state fatte. Innanzitutto volevo partire con ringraziare veramente tutti quelli che mi hanno seguito durante il viaggio e che mi hanno riempito veramente di messaggi e mi ha fatto un sacco piacere. Mi è arrivato un messaggio il primo giorno, stava piovendo. Ero stanco, dovevo ancora raggiungere la mia prima tappa. Pensare di aver fatto la Cisa il primo giorno, che io mi aspettavo di farla il secondo giorno, ero veramente euforico. Arrivato sulla Cisa, mi è arrivato un messaggio. Questo messaggio qua, di una persona che non conoscevo, che mi ha scritto questa cosa qua. Mi ha fatto un piacere pazzesco, perché non lo conoscevo. Lui mi ha cercato, perché avevo messo la foto sulla Cisa, e lui mi ha scritto. E devo essere sincero, è una cosa che mi è piaciuta tantissimo. Quindi tuttora lo ringrazio e ti saluto. La scelta della mia bici. La cosa che tutti mi chiedevano, perché quella bici? La verità è un po' particolare, cioè... Ho scelto quella bici lì perché nessuno avrebbe mai detto che ce l'avrebbe potuta fare. Quindi era come dare una speranza a un qualcosa che tu non diresti mai che ce la potrebbe fare. Invece ce l'ha fatta. Anna, mi hai rovinato il momento. Davide, hai lasciato un casino in bagno. 8 uragani. Mi si è... Stai zitta che sto parlando della tua bici. Ha una decina d'anni quella bici lì? Ha una decina d'anni. Allora, la domanda è che molti mi hanno posto, a dire la verità nessuno, sì. Però... Lo so che qualcuno l'ha pensato, perché hai usato quella bici lì? Vabbè. Magari... Allora... Perché... Perché non avevo altre bici. No, la verità è stata molto più profonda. Wow. Era l'unica parte seria del video. Di te. Me l'hai rovinata. Serio, non c'è niente. Beh, la risposta è molto semplice. Perché nessuno avrebbe detto che ce l'avrebbe potuto fare. No. È stata una sfida. E diciamo, nessuno avrebbe usato quella lì. Quindi l'ho voluto usare. Ma ti va bene, va, non si può parlare seriamente con te, cazzo, mi ha rovinato. È stata... Oggi non ho fatto il pisolino. No, Stella, no, vieni qua. È stata molto dura, ha avuto un sacco di problemi, molti più di quelli che comunque ho esposto nel video. Peso e tutto. Era una bicicletta che era pesantissima. 93, giusti, 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 giusti. Uff. 120. Quindi sono 120 meno 93, sono 27 kg di bici. Ovviamente se partite con la bici cercate di avere una minima esperienza sul sistemarla. Ho rotto il cambio. Questo so cazzi. I freni ogni giorno li dovevo riregolare. Sono partito tardi perché poi ho dovuto regolare i freni perché ha smesso di frenare la bici. Perché comunque con le velocità alte che raggiungevo in discesa non erano freni da corsa, quindi le pastiglie si consumavano tanto, quindi consumandosi si allontanava e frenava meno, in più si storzavano. Il peso della bici eccessivo ha fatto piegare i cerchioni, quindi era come avere delle Pringles. E quando pedalavo comunque il cerchione toccava sempre il freno, quindi ero molto frenato. Un'altra cosa che ho rotto è il semiasse. Ho rotto la luce della bici. Ho forato. Ho rotto un raggio e ho consumato i primi 3 pignoncini del cambio di dietro, ma erano quelli da discesa, quindi non era troppo. Erano talmente consumati che quando ci andava sopra con la catena slittava. Allora, crampi li ho avuti. Mi sono dovuto fermare perché
sui crampi, continuo ad andare avanti anche sui crampi, Li ho avuti, diciamo, nel primo tratto di montagna. Dovevi mangiare più banane. Mi sono fermato un'oretta e veramente lì avevo i muscoli piantati, però lì non avevo altri modi, non c'erano altre possibilità di tornare indietro, quindi non hai altre scelte. Continui a pedalare, quindi ho continuato a pedalare, fortunatamente mi sono passati. Bravo. Non trovavo da mangiare, ho mangiato verso le 2:30, ero veramente morto, ho mangiato 2 panini. Dopo, tra l'altro, vi lascio tutta la lista della spesa che ho avuto, tutti i costi. Perché mi interessa? Non lo so. Vabbè, me l'hanno chiesto, Davvero? Me l'hanno chiesto. Oppa! Eh sì! Ma lo fai adesso perché sei arrivato a 500? Sì. Ho beccato una pioggia della... Ho beccato un sacco di pioggia, tantissima. No, però siccome avevo già scavalcato la Cisa, era tutta in discesa e stavo andando come un missile perché avevo l'adrenalina a 1000 e stavo andando veramente veramente forte. Il contachilometri mi ha segnato 65 km orari con quella bici lì, credevo veramente di morire e facevo le curve tipo le moto. Tra l'altro ho sorpassato anche un paio di macchine e avevo una moto dietro. Il problema è che per fare il figo a momenti ci cacciavo un volo pazzesco, cioè momenti morivo. Sono riuscito a stare in piedi, ho fatto una sgommata, infatti il tipo si è affiancato preoccupato, mi ha detto tutto bene, gli ho detto sì, tranquillo, era tutto calcolato, ero pallido. Una cosa che nessuno sa è che ho scoperto, tra l'altro, mi mancavano 5 km a Lucca, ho fatto una salita pazzesca, uno dei tratti più difficili che ho dovuto fare, e a 5 km da Lucca mi si è spaccato il cambio. Sì, che lo so. Sta buona. Mi ha ospitato una casa di due signori gentilissimi che ringrazio tantissimo. E da lì io ho rotto il semiasse della ruota. L'avevo bloccato perché avevo perso tutti i cuscinetti. Quindi ho fatto 500 km con il semiasse rotto. Puoi spiegare in maniera più semplice? È un tubo di ferro che tiene la ruota. Oh Davide, non ci stiamo io e te, c'è troppo il tuo ego qua dentro. Tra l'altro, a Lucca, dopo aver comunque sistemato la bici provvisoriamente, che alla fine provvisoriamente è rimasta così per tutto il viaggio, poi sono andato all'ostello che era a 5 km di distanza, sono tornato indietro perché l'ostello chiudevano le entrate verso le 7, io sono arrivato preciso alle 7 all'ostello per fare il check-in, dopo sono ritornato a Lucca per fare le foto che neanche ho messo e sono tornato indietro, quindi ho fatto 15 km in più. E dove ho conosciuto Diedrich, un olandese veramente veramente simpatico. He is my roommate. Say hello from... Hello from the Netherlands. Thank you well. Sono olandese, sai? Allora... Scusami, voglio mettermi il pigiamino. Ok, ci vediamo dopo. Davide. Il letto. Terzo giorno è stata la tappa più lunga e più dura perché avevo fatto le due tappe più complesse in una singola giornata. Però devo essere sincero, erano le più belle. Cioè tutte e tre erano veramente fantastiche. Erano paesaggi in mezzo alla natura, completamente in mezzo al verde. E lì ho sofferto anche molto 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 la sete. Giravo con 3-4 borracce, quindi le finivo abbastanza in fretta, anche perché a volte non trovavo acqua per 4 ore. Io quei paesaggi lì ce li ho nel cuore. Tra l'altro ho visto il paesaggio del Gladiatore, che è il mio film in assoluto preferito. Il quarto giorno ho fatto Torre Nieri, San Quirico e Radicofani. Radicofani è il borghetto più bello che abbia mai visto. È meraviglioso. Lì ci voglio tornare assolutamente in macchina per la prossima volta. Però mi ero rilassato tantissimo. Lì è stata l'unica città in cui mi sarei fermato volentieri. C'era anche un castello fighissimo. Il quinto giorno sono riuscito ad arrivare in Lazio. La prima cosa che ho visto è il lago di Bolsena. Quello lì è il lago di Bolsena. Ma quanto è grosso! E non ho resistito a non fare un bagno perché era veramente un'acqua non troppo fredda, non troppo calda. E ho pranzato poco dopo. Il problema è che appena dopo pranzato ho forato, cioè mi è scoppiata la gomma. La cosa che voi non sapete è che io sono caduto perché è entrata la gomma dentro una crepa ed ero al telefono con mia madre. E quel giorno lì comunque ho fatto Bolsena, Viterbo e Sutri. A Sutri è dove ho dormito l'ultima notte e lì ho visto l'anfiteatro. L'anfiteatro era meraviglioso. E a Sutri, non so se questa cosa mi pentirò di dirla, probabilmente non voglio che mi fraintendiate, sì. Ho litigato con una suora. Fermi!
ma vi voglio spiegare il perché. Considerate che io partivo a pedalare dalle 7 di mattina fino alle 7 di sera, quindi avevo 12 ore in cui mi fermavo probabilmente mezz'ora, un'ora neanche. Ho 5 minuti per pranzare perché entro sera voglio arrivare a Siena e quindi fare altri 50 km. Arrivo su Utri, che comunque è sopra una collinetta, erano le 7 di sera, 7 e mezza, arrivo nell'ostello perché Sutri è piccolissima, quindi non aveva altri ostelli. C'era solo questo ostello di suore di clausura che bussando mi ha aperto e gli ho detto che comunque ero un pellegrino ufficiale. Sono ufficialmente un pellegrino. Erano le 7 di sera, ho chiesto ospitalità a questa suora qua, ma lei mi ha chiesto di andare in un altro paese. E lì ero rimasto un po'... Non avete posto? Fa sì sì, abbiamo solo una stanza per 6. Che lì comunque capite anche voi che dopo 12 ore di pedalata ti girano anche un po' i coglioni. Cioè, arrivo lì che comunque non sarebbe più arrivato nessuno. E lei non mi voleva perché avevo solo una stanza da 7. Mi scusi, perché cioè, un ostello, uno dorme con più persone nella stessa stanza. Quindi quello è il problema. Ma non tutti i pellegrini sono d'accordo. Allora però scusate ragazzi, un po' mi sono innervosito. Cioè, gli ho detto, ma scusa, cioè, ero un po' scocciato. Sorella! Il problema è che andare in un'altra città arrivavo alle 8 di sera, non avevo la certezza che sarebbe stato posto. Quindi, e poi ero comunque molto molto stanco. Inoltre, a Sutri io avevo completamente finito i freni, ma finito, e quando frenavo sentivo il ferro della pinza. Dopo comunque parlando un po' con questa suora qua, le ho detto che io mi sarei messo a dormire lì davanti, lei mi ha fatto entrare. Ovviamente non è arrivato nessuno, diciamo mi ha fatto dormire ma con della malavoglia. Vabbè, niente, mi sveglio, vado a pagarla. No, questa parte qua non la racconto. Siamo arrivati al sesto giorno. Io devo essere sincero, la parte più brutta che ho fatto nel viaggio è stato prima di arrivare a Roma. Era molta strada e basta. Cioè, cosa vi devo dire? Sono arrivato subito al Colosseo, poi sono andato, ho mangiato, perché il mio sogno era quello di mangiare la carbonara sotto il Colosseo. Ed c'erano solo due ristoranti. Tra l'altro non era neanche tanto buona. Era un posto molto turistico, però vabbè, comunque cavoli, sono andato lì per mangiare la carbonara sotto il Colosseo e l'ho mangiata sotto il Colosseo. Ho iniziato a cercare subito il ritorno appena sono partito e ho avuto molte 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 difficoltà. Sono stato alla stazione di Roma, non mi prendevano in treno perché la mia non era una bici divisibile, il regionale non arrivava quel giorno lì, non ho capito perché non arrivava a Reggio. Flixbus non c'era, il problema per una tratta e l'altra dovevo andarci in bici, quindi ci ho messo un intero pomeriggio andando avanti e indietro tra le stazioni, autobus, sentendo la gente. Non sapevo come tornare a casa perché io sono partito, non ho pensato al ritorno. Mentre ero in giro per il centro sono capitato sotto il Pantheon e mi sono fermato a mangiare, non so come si possa definire, comunque un negozio di panini che mi ha attirato perché era bellissimo, erano tutti disegni fatti a mano del menù. Questa è la miglior porchetta di Roma. Questa è la sfuga, questa è porchetta in panzanella fatta con tanto tanto amore. Soffia che caldo. E ho mangiato un panino con la porchetta veramente, veramente pazzesco. E vi consiglio a tutti di andare lì. Non mi hanno pagato per dirlo. Si chiama Lost Food Factory ed è di fianco al Pantheon. Ho continuato a girare per Roma e dopo, ovviamente, sono riuscito a trovare il ritorno, che l'ho fatto in autobus, ma era una società di Flixbus. Il problema è che me lo dava alle 11 di notte. Allora, avevo anche la cena, quindi mi sono preoccupato della cena. Perdendomi un po' per Roma, sono andato un po' in periferia e ho trovato questo bar qua, in questo ristorante, Guerrini, che tra l'altro saluto i proprietari perché sono stati molto molto carini con me. La matriciana, Davide, com'era questa matriciana? Era veramente ottima. Era una merda, magari. Ho conosciuto anche Sandro. E Davide è qui da Guerrini. Chi ha incontrato solo qui da Guerrini? Il signor Sandro. Io che ho fatto delle analisi, cioè, sono stato in analisi per tanti problemi che ho, ti consiglio qualcuno. Bravo, ma bravo Davide, continua a superare il referente. Grazie. Una persona veramente eccezionale. E ho mangiato la matriciana che era veramente pazzesca. Veramente veramente pazzesca. E che faccio? La matriciana non me la faccio? Non potevo andarmene senza provarla. E poi la cosa più importante del bigiunto è fare la scarpetta. Al ritorno ho caricato la mia bici e ho smontato le gomme e l'ho sbattuta dentro il bagagliaio e sono tornato a casa. Tornami in autobus. Fisicamente come stavo? Fisicamente è stato molto impegnativo, molto. I primi 3 giorni, allora, ho mangiato male, me ne ero accorto dopo che mangiavo, diciamo, le cose un po'
velocemente, quindi a pranzo io a volte non pranzavo perché ero talmente tanto di fretta che non mi fermavo neanche a pranzo. Un paio di giorni ho mangiato quei gel da ciclisti. Alla sera mangiavo spesso un piatto di pasta, perché comunque a me piace molto. Il problema è che non ho pensato all'integrazione. Il terzo giorno ho avuto i muscoli che erano completamente spappolati. Mi sono svegliato che ero proprio stanco e lì mi sono comunque un po' preoccupato. Infatti mi ero fermato in un supermercato, mi sono comprato 3 buste di tacchino, me le sono mangiate tutte. E dopo da lì comunque ho mangiato un po' di carne, qualcosa per reintegrare le proteine. Cioè dopo 10 minuti che pedalavo sentivo già le gambe che erano... La colazione mi ero fermato al supermercato il primo giorno. Prenderò qualcosa qua. A prendere qualcosa, quindi facevo colazione in ostello e poi partivo subito, senza perdere tempo. Finisco di fare colazione. C'erano momenti difficili, ammetto che quando ci si trova in mezzo comunque alle colline, alle montagne e sei da solo senza vedere neanche una casa per 4 ore, hai solo della salita, mentalmente ti può stressare molto. Però l'ho vissuta un po' così. La cosa che mi ha spinto a continuare era che se stavo fermo e mi lamentavo, rimanevo fermo. Ma ogni pedalata che facevo era una pedalata in meno all'arrivo. Quindi, zitto e pedali. Cosa vuoi fare? Vuoi lamentarti e rimanere lì al caldo e con la sete, con la fame e tutto? Qualche giorno dopo, quando sono tornato, mi ha contattato la Gazzetta. Gli ho raccontato tutta la storia, gli ho mandato tutte le tappe, tutto il mio percorso, tutte le mie spese, mi ha chiesto le informazioni, gli ho detto tutto. Ma nonostante gli abbia detto tutto, non mi hanno passato la notizia perché non ci credevano. Ci sono rimasto male, ma non perché non sono finito sul giornale. Non l'avevo fatto per quello, non mi interessava. Però la speranza e il fatto che non ci avessero creduto mi è dispiaciuto. Cioè, mi hanno dato come una speranza per poi togliermela. Non la voglio più. Basta, non vi voglio più. Non ci credevano perché ci dovevano essere meno chilometri. Siccome l'ho spiegato nel video prima, che i chilometri erano 700, se volessi fare il Pignolo erano 700 e passa. Inoltre, con i chilometri che ho fatto dentro le città e le volte che ho sbagliato la strada, secondo me siamo sugli 800. Però, per non esagerare, per non far illudere nessuno, non l'ho messo. Ditemi nei commenti, scrivete se avete fatto esperienze del genere o qualunque avventura. Raccontatela, fate un piccolo testo dove mi piacerebbe che voi condividiate quello che avete passato, di quello che avete vissuto qua sotto nei commenti. Io non ero assolutamente allenato per fare questo genere di sforzo, quindi l'ho vista tutta come una cosa mentale. Ero stanco morto, io non sono mai andato in bici, cioè non sono uno che va in bici, quindi volevo rompere un sacco di scusanti con questo viaggio qua. Non ho la bici adatta, non sono allenato, non ho soldi, non ho tempo, ci sono sempre troppe scuse per fare le cose. Io l'ho fatto velocemente, anche abbastanza improvvisato, siccome probabilmente non l'avrei mai potuto fare, non l'avrei mai rifatto. Se avessi detto da qui a un mese, tra un mese parto, probabilmente non l'avrei fatto. Queste cose qua è giusto prendere e farle. Ragazzi, si è giovani adesso. È stata l'avventura più bella della mia vita. Cioè, è stata una cosa veramente pazzesca. Ci sono successe altre cose che non sto qui ancora a raccontare. Alcune sono personali. Ho vissuto momenti, esperienze e sentimenti pazzeschi. Perché da quando sei da solo a fare queste avventure, che siano in bici, a piedi, in macchina, un'avventura è quando comunque tu esci di casa e non sai bene cosa troverai. Quindi io la consiglio veramente a tutti. Ma vivamente. Ho conosciuto un sacco di persone, bambini, mamme. Un bacio da Capranica. Ciao. Hello from the Netherlands. Ciao tanto. Ciao, sono Francesca da Verona. Ciao, sono Raffaele. Io faccio la via francigena. Salut d'Avignon. Allora ragazzi, stasera c'è venuto a trovare Davide, è partito da Reggio Emilia in bicicletta, si è fatto quasi 700 km, sì. 700 km, venite a Guerini a mangiare la matriciana. Quindi fatevi una domanda, attentissimi di questa cosa, siamo onorati. È Davide. Già stiamo organizzando io e Valerio in bicicletta per arrivare a Reggio Emilia. Così dopo vi faccio assaggiare i tortelli. Cazzo. Giusto, vero? E volevo salutare Davide e tutti quelli che hanno seguito il suo viaggio e... Io che ho un sacco di problemi di mio, sono una persona abbastanza disturbata, ho capito che questo ragazzo è venuto da Reggio Emilia a Roma in bici, ha problemi grossi dei miei, però è un grande, seguitelo, grande da. Il mondo è bello, perché è da visitare, è da vedere, e comunque la mia bici, nonostante nessuno credesse in lei, ce l'ha fatta. Un applauso alla mia bici. E vi voglio lasciare con un pensiero. Che ho lasciato un pezzo
di bicicletta di mia sorella dentro il Colosseo. Non dico dove, non dico quanto, non dico cosa, ma l'ho lasciato dentro. Ciao a tutti ragazzi, è stato un piacere. Ciao.